Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova esperienza. Ci troviamo in località Balasso, a Valli del Pasubio, e siamo qui per andare a scoprire una cascata molto particolare, la cascata di Branzavalle. Quindi venite con me in questa nuova avventura e speriamo sempre che il tempo ci aiuti perché non è dei migliori. Allora, abbiamo parcheggiato qua, proprio vicino alla locanda Balasso, e adesso seguiamo questa indicazione per la cascata. Non so se riuscite a vedere, in alto c'è l'ossario del Pasubio. Dopo qualche decina di metri arriviamo a questo punto dove troviamo varie indicazioni. E da qui si può anche raggiungere l'ossario del Pasubio in circa 40 minuti. Quindi ora scendiamo per questo sentiero che in teoria in 25 minuti ci porterà a questa particolare cascata. Scende abbastanza rapidamente, immersi in una natura meravigliosa. Beh, che dire, è un posto veramente da favola, però fate attenzione perché è molto scivoloso. Andiamo! È sempre ben indicato, quindi impossibile perdersi. Il percorso è un continuo sali e scendi in questo luogo veramente meraviglioso. Beh, come potete vedere è abbastanza scivoloso dal fango, quindi mi raccomando, attenzione!
Ed eccoci, viene chiamato cubo di vetro. Questa passerella con l'ultima parte del pavimento in vetro che sporge sopra la cascata. Proprio sotto i nostri piedi c'è un vetro, spero che si veda perché è abbastanza sporco e quindi ci sembra di volare sopra questa stupenda cascata. Pensate che questa acqua viene dal fiume Frate e fa un salto di circa 30 metri. E dopo questa chicca ci spostiamo da qui e andiamo a visitare l'ossario del Pasubio. Andiamo! Ed eccoci, ci siamo spostati vicino a Malga Cornetto, dove c'è un parcheggio a pagamento e come potete vedere dietro di me c'è l'ossario del Pasubio, che purtroppo oggi è chiuso. Quindi, beh, di sicuro ritorneremo. E noi adesso andiamo a vedere allora il Ponte Avis. Vi ricordo che al ponte sospeso, al ponte Avis, vi si accede solo a piedi, quindi la macchina la dovrete lasciare qui in zona e i parcheggi sono a pagamento. Come potete vedere, di qua si va all'ossario del Pasubio, che ahimè è chiuso, e di qua andiamo al ponte Avis. Beh, pensate che è uno dei ponti tibetani più lunghi d'Italia, è lungo 105 metri e si trova a un'altezza di 35. È un ponte che va a ricoprire un pezzo di strada che è franata nel 2008 e parte da Piana delle Fugazze e va fino a Rifugio Campogrosso. Quindi hanno costruito questo ponte, inaugurato nel 2016, per rendere ancora accessibile il passaggio.
Beh, che dire, veramente fenomenale. E non perdiamoci ovviamente il panorama. Beh, ovviamente si dondola, quindi per chi soffre di vertigini, beh, fate attenzione. Il nostro giro per oggi finisce qui, anche se la strada continua fino a Campogrosso. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale. E da questo stupendo panorama, ciao e alla prossima esperienza.